non posso fare lo screening perché non vorrei tutti e portarsi nel ritiro le perché è lungo e anche il volleyball tutto e quindi sa, oggi è dura la squadra, no, che è disponibile ce lo dice almeno questo. Faccio prima a dirti chi non è disponibile. Chi non è disponibile? Specificamente disponibile. Mancosu non è disponibile. Chiedo su, mi dicendo non si danno, ma andiamo in banchiera. No. Mancosu, Dumancic, Maier, sì, anche se Maier è un po' più avanti di Mancosu. Quindi fino a domani sera vediamo, però anche lui è borderline. Non è che non abbiamo avuto tanti recuperi. L'unico è Babacar. Falco? Falco è in fase di recupero, il problema al collaterale, poi a prescindere essere guariti, essere la problematica principale del collaterale è che comunque è un infortunio fastidioso, nel senso che comunque dei dolori, delle fitte, quindi sta più adesso a livello clinico è guarito. Sta un po' a livello mentale il dolore quando senti qualche fitta, sentirti sicuro, quindi è una valutazione che dobbiamo fare giorno dopo giorno. Cioè ancora lui va in panchina in sostanza? Lui, no? Dipende da lui, tra oggi e domani vediamo un po' quello. Gli stanno più certi, manco su Dumacic Maglia, dico sì. Bene? E Meccariello? Meccariello pure. Pure Meccariello indisponibile? Sì. No, Lossettini ha recuperato, si è allenato. Mi viste per capire, abbiamo quattro da mettere disponibili, manco su. C'è il conferenza. Sì, ma il problema è che io oggi ve li sto dicendo, ma da qui alle 20:45 di domani io non lo so se qualcuno. Vabbè. Se no qui. Perché sono tutti infortuni alla fine, no, del percorso dell'infortunio. Quindi bisogna capire chi possiamo mettere dentro, chi dobbiamo aspettare. Quindi. Però idealmente sono questi che vi ho detto. Mancosu. Dumancic, Maier e Meccariello. Stando così le cose, squalificato la Padula, eccetera, è ipotizzabile una coppia d'attacco Badia Senz'altro, Babacar o Badia la Mantia. Sono loro tre per due posti. Mister, trasferta difficile ma non è possibile proprio, insomma. Ma questo io lo dico sempre, insomma, da quando che sono qua, nel senso che di questa stagione per noi non è che possono esserci partite facili o comunque sulla carta è normale che noi, se prendiamo la carta, partiamo tra virgolette indietro quasi con tutte le squadre, ma questo è un destino delle neopromosse. Poi però il calcio ha fatto vedere per adesso il Verona è fuori dalla lotta, noi siamo stati sempre in una zona comunque fuori dalla zona rossa cosiddetta e quindi ce le giochiamo. Poi sulla carta è normale che se guardiamo le rose, le situazioni, c'è grande differenza anche con la Fiorentina, c'è un abisso a livello di investimenti nominativi e rosa. Però questo è l'unica cosa bella del calcio, è che poi si può giocare e quindi noi queste differenze a tavolino dobbiamo sul campo cercare di assottigliarle e andare a Firenze, fare una partita attenta. Troviamo una squadra sicuramente arrabbiata che viene da due sconfitte, quindi davanti al proprio pubblico vorrà ripartire con una vittoria e sulla carta giocare con Lecce in casa può dare questi pensieri a loro. Noi dobbiamo essere bravi magari a cambiarlo questo pensiero. Chi tiene la Fiorentina? Temo l'organizzazione, temo la qualità dei giocatori, poi nel collettivo hanno quei 3, 4, 5 giocatori che fanno la differenza, quindi Ribéry, Chiesa, Boateng se gioca, comunque Castrovilli che è in una situazione mentale e fisica eccezionale, ha trovato la nazionale, quindi rientra dalla squalifica, avrà voglia ed è un giocatore forte. Credo che hanno tante qualità nell'individualità, ma hanno anche un ottimo collettivo. Mister, dal punto di vista tattico, quali le sembrano gli ostacoli maggiori di questa partita? Ma è una squadra che non dà tanti punti di riferimento, specialmente in attacco, no? Quindi avendo Ribéry, non so se giocherà a Chiesa, però quando gioca Vlahovic
è un giocatore un pochino più un centravanti d'area di rigore e quindi un pochino più di punti di riferimento. Quando giocano con Ribéry, Chiesa e Boateng sono degli attaccanti atipici che non danno punti di riferimento, che gli piace svariare, che escono dall'area di rigore. Quindi non avere punti di riferimento delle volte può essere anche più problematico e quindi dobbiamo essere bravi a capire come organizzarci per non dargli spazio e per non dargli profondità a dei giocatori che nei spazi e nella profondità amano giocare. Mister, tornando al discorso iniziale dell'organico, quindi se per esempio non recupera nessuno, recupera Maier, le scelte sono obbligate in sostanza, a centrocampo sono quelle, no? Questo che noi oggi siamo in grandissima emergenza credo che ormai sia totalmente scontato, anche perché li abbiamo persi tra virgolette tutti i giocatori quasi nello stesso reparto, quindi per una squadra come noi quando perdi già domenica scorsa, quando non hai Falco, Mancosu, Babacar, Maier, diventa difficile poi affrontare partite di grande livello. Però la risposta che ho avuto sul Cagliari è una risposta che non avevo dubbi e che sono felice, cioè questa squadra sono tutti dentro al progetto. Poi ci sono le qualità, c'è cioè la condizione fisica ed è normale che per noi arrivare a questo finale mi farebbe piacere ritrovare la condizione un po' di tutti questi giocatori per le ultime 4-5 partite che abbiamo da qui alla sosta di Natale, quindi dobbiamo fare uno sforzo sia i giocatori sia lo staff medico sia chi deve recuperarli, compresi i giocatori, a rimetterli in campo velocemente per poter avere anche delle alternative in questo 22-23 giorni che mancano da qui alla sosta. Sicuramente si sta impegnando molto nel suo progetto Babacar, ma quando si vedrà la vera qualità di questo calciatore? Ma il Babacar è lo stesso discorso di Farias, no? Lo abbiamo visto a sprazzi e il Farias che vediamo 20 minuti col Cagliari, se lo avessimo avuto da inizio stagione in ritiro come la Padula, probabilmente avrebbe avuto la continuità di la Padula. La Padula oggi tutti lo osanniamo o comunque lo ammiriamo soltanto perché è dal 10 luglio che lavora ed ha una condizione accettabile per poter giocare in campionato di massima serie italiano. Nel campionato di Serie A italiano non si può giocare in una condizione non ottimale fisica. Chiunque con qualsiasi qualità, anche quelli che hanno la qualità sopra la media, senza una condizione fisica accettabile non si può giocare. Babacar è arrivato qui, ha lavorato come sta lavorando, è normale che l'infortunio che ha avuto l'altra settimana lo ha fermato e questi giocatori non avere continuità di allenamento e di partita non ci permette di averlo in una condizione ottimale. Adesso è guarito, speriamo che da qui a questi 22-23 giorni riesca a darci una mano per quello che riuscirà a fare e subito dopo con la sosta rimettersi in carreggiata con gli altri sia fisicamente perché tecnicamente lo conosciamo e che possa essere quel valore aggiunto come era nei programmi quando l'abbiamo scelto. Quanto perde l'attacco del Lecce senza la Padula? Beh, in questo momento è sotto gli occhi di tutti, le ultime 4 partite ha fatto 4 gol giocando le partite al massimo, sta bene, quindi non fortunatamente abbiamo anche la Coppa Italia per non fargli perdere troppo il ritmo della gara, però è un'assenza pesante proprio in questo momento. Mister, dopo Lazio Firenze, un altro tuffo nel passato per lei, no? Beh sì, è il bello di essere ritornato in Serie A, no? E vuol dire che si ritorna insomma a degli ambienti che io ho vissuto. Sono stato bene, Firenze anche se è stato meno lungo di Roma, ma è stato molto molto intenso. La prima stagione che venivamo da una penalizzazione di Calciopoli di meno 19 ha fatto sì che quel gruppo è diventato unico insieme alla città, alla tifoseria, alla gente. Siamo partiti quel campionato a meno 19 e le prime 4 partite avevamo fatto 3 sconfitte e una vittoria, quindi era un momento molto delicato. Dopodiché quella stagione la squadra
ha totalizzato 74 punti o 73 punti virtuali, ma 58 per andare in Europa League, cioè da meno 19 la squadra è arrivata quinta con 58 punti, quindi si commenta da solo che stagione è stata, ma è stata proprio l'unione con tutto l'ambiente, quindi ritorno, ho tanti amici, ho tante persone con cui ho condiviso dei momenti belli e quindi è un piacere poter ritornare in situazioni dove uno è stato bene. Mister, qual è il problema di Mancoso? Mancoso ha un'infiammazione, ha avuto un'infiammazione sul retto femorale, un po' per generosità, un po' per poca attenzione, lui è uno che vuole sempre allenarci, vuole starci, è stata un pochino sottovalutata ed oggi è un problema che lui si porta dietro e le infiammazioni delle volte sono molto più fastidiose magari di una lesione, perché tu sai quello che è, la curi e la superi. L'infiammazione purtroppo è una situazione un po' più fastidiosa. Tempistica? Crediamo che dopo abbiamo fatto un controllo l'altra settimana, credo che dalla prossima settimana possa, dopo un controllo, se è migliorato totalmente, riaggregarsi alla squadra, ma è una situazione ancora che non ha ben delineato i tempi. Mister, sul piano degli infortuni muscolari c'è da preoccuparsi secondo lei o no? Ma non credo e ve lo spiego velocemente. Se andiamo a vedere i problemi muscolari sono di giocatori o che hanno saltato il ritiro o che vengono da problemi. Oggi se noi commentiamo Mancoso, Farias, Babacar e Meccariello sono quattro giocatori che Meccariello a fine ritiro si è fatto il menisco e quindi poi dopo è una conseguenza del menisco. Babacar e Farias sono arrivati a fine agosto e quindi è un problema di, come ti ho detto prima, di allenamento, di preparazione, perché i giocatori, faccio un esempio, che hanno partecipato dal 10 luglio ad oggi facendo tutto il percorso di ritiro, siamo non sotto la media degli infortuni muscolari ma totalmente al di sotto di quei giocatori. Abbiamo avuto di quelli che hanno fatto tutto il lavoro uno o due infortuni, quindi non è soltanto molto specifico e molto normale. Quelli che soffrono di più sono quelli che sono arrivati a fine mercato. Mister, Imbula a che punto è? Imbula è tornato dalla nazionale con avendo giocato due partite abbastanza bene, poi ha avuto 2-3 giorni di dissenteria, oggi è ritornato con la squadra e vediamo come sta. Tra oggi e mercoledì speriamo di poterlo mettere in campo e magari di dargli un pochino di minutaggio. Cagliari ha funzionato molto bene l'idea di andare a prenderli alti, di sterilizzare la capacità del Cagliari di creare il gioco al centro del campo. Con la Fiorentina potrebbe essere un po' la stessa soluzione? È una soluzione che stiamo valutando, anche se poi dipenderà dagli attaccanti che metterà la Fiorentina, perché se metterà degli attaccanti molto veloci magari a lasciare 40-50 metri alle spalle può essere più difficoltoso. Io credo che è una conseguenza di come gli attaccanti riescono a fare pressione, in automatico il resto della squadra si sente coraggiosa e viene su. Ogni lavoro, ogni situazione non è mai di un reparto solo ma è della totalità nel collettivo. Ci sarà da soffrire, ti ripeto, è una squadra che viene da due sconfitte, quindi vorrà a tutti i costi partire, sarà una partita molto difficile tatticamente, da essere molto bravi a concedere poco ed essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Se ci dovesse essere un rigore, chi arriva che state segnando? Dopo la Padula non lo so, è dura trovarlo, questo sarà uno dei pensieri che faremo tra stasera e domani. Firmerebbe per un pari? No, non firmo mai per risultati che così. Se poi viene sul campo me lo prendo, ben venga, ma non perché, se no rischiamo, non perché vado a Firenze convinto di vincere, perché credo che il calcio sia bello per giocarlo. Poi il verdetto del campo ce lo teniamo sempre stretto, se poi ci dirà pareggio ce lo prendiamo, se sarà diverso lo accetteremo e andremo avanti. Come vede la coda della classifica al momento? Non è una preoccupazione, in questo momento è soltanto un pochino più di entusiasmo o meno entusiasmo. Io credo che quando
l'obiettivo nostro era quello di evitare gli ultimi anni. Se io vado indietro negli ultimi anni, 1-2 neopromosse a questo punto del campionato sono staccate da tutti. Invece il campionato di quest'anno è bello per questo, perché credo dalla terz'ultima alla decima ci sono 4 punti, e quindi credo che è un campionato bello, affascinante e stimolante per tutti. Mister Donati quanto può dare questa legge? Donati ad oggi è venuto qui per chiederci insomma se poteva allenarsi. È un ragazzo che già è stato qua, è un ragazzo che ha una esperienza internazionale, è un positivo, però quello che riguarda il mercato non è di mia competenza e non entro in scelte di questo tipo. Mister, lei prima ha detto nella Serie A italiana se non c'è una condizione accettabile non c'è qualità che venga, però forse è vero il contrario, nel senso quando c'è un'ottima condizione fisica diventa forse anche un può diventare secondario il patrimonio di qualità. Mi riferisco per esempio a Calderoni, un calciatore che all'inizio dell'anno probabilmente in molti non ritenevano all'altezza e che invece anche col suo contributo è diventato consapevole delle proprie possibilità anche su questo palcoscenico. Credo che hai detto la mia stessa cosa, nel senso Calderoni avendo una ottima... Esatto. Abbiamo detto la stessa cosa. Nel senso... Se hai quello e piano piano cresci, metti un mattone, no? Lui è vero che non l'ha mai fatta, piano piano è cresciuto, continua degli errori che sono secondo me di velocità di esecuzione, però non gli si può dire nulla, dove? Nella continuità, nella corsa. È normale che mi farebbe piacere da qui a maggio, vista la fatica che fa sia lui e Rispoli, che magari scendendo 40-50 volte magari la palla arrivasse almeno 8-10 volte a qualcuno con la maglia come la tua, invece che fare ma questa è una crescita per loro, per poter fare qualcosa di più. È normale che oggi la crescita di Calderoni in Serie A è esponenziale, no? Ma anche di personalità, di certezza di sé, no? Se io prendo Calderoni a San Siro, come tanti altri, Petriscione è uno di quelli, no? Dopo il secondo tempo di Milano, oggi Petriscione non è quello delle prime 7-8 apparizioni. Ma questo era un percorso che noi sapevamo che era obbligatorio per chi non ha mai giocato in questa serie. È fisiologico. Quindi sì, hai continuato quello che era il mio pensiero, ancora di più per chi lotta come noi. Cioè se non c'è una condizione fisica importante, come poi hai dimostrato con il Cagliari, no? Perché poi ci scordiamo che il Cagliari va a Bergamo, strapazza l'Atalanta, il Cagliari vince in casa 5-2 dopo essere andato 5-0, e tu hai fatto il secondo tempo totalmente di possesso nella metà campo avversaria. Quindi vuol dire che ci sono tante cose positive, sicuramente non collegate ai risultati e quindi magari sembrano meno belle, però io credo che ci siano cose positive di questi ragazzi. Mister, da qui alla fine, fino alla sosta di Natale, ha anche stilato delle regole per il gruppo o valgono quelle di inizio stagione? Regole di che cosa, scusa? Riguardando il comportamento, perché ha detto che ognuno dovrà dare il suo, no? Ah, certo. Come si usa? Sì, sì, no, ma quello è continuo. Loro lo sanno, ma vedete oggi, no? Ci sono giocatori che a luglio, nella fantomatica formazione, magari non facevano parte. Poi dopo tu arrivi al girone d'andata e i giocatori che tutti dicevano che non giocavano hanno un minutaggio molto alto. Il calcio poi è fatto del rettangolo verde, chi merita, chi gioca, chi si allena, chi cresce, chi ha una professionalità fuori dal campo. Dopo te lo conquisti giorno per giorno, specialmente, ti ripeto, in una squadra come la nostra, che non può avere magliette fisse, ma te le devi conquistare tutti i giorni. E anche quelli che oggi hanno giocato tutte le partite, le hanno giocate perché hanno giocato bene e non saltano un allenamento nell'intensità, nella voglia, nella crescita. Non è che qualcuno gli ha regalato qualcosa. Oggi Rossettini e Lucioni, faccio un esempio, sono quelli che hanno giocato di più. Rossettini e Lucioni, che sono ultra trentenni, non hanno saltato un allenamento.